Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le pillole di Lele. Oggi vi porto alla scoperta, o se lo conoscete già, una riscoperta, cioè quella di Philox, cantautore della scena della canzone di protesta degli anni 60, una sorta di Dylan più militante, meno però famoso, e qui vi consiglierei soprattutto i primi due album, All the News That's Fit to Sing e Ain't No Marching Anymore, canzoni che parlano per diritti civili, contro la guerra in Vietnam, molto critico anche verso la moda della canzone di protesta e di chi lo fa solo perché in quegli anni è di moda essere contestatori. Una vita anche sfortunata: negli anni 70, durante una tournée in Africa, verrà aggredito, quasi strangolato, perderà l'uso delle corde vocali con un conseguente danno per quello che era la sua voce, per il canto. Si dirà anche che è stato aggredito apposta, insomma pilotato dai servizi segreti. Diventa molto paranoico in quegli anni, sa che la CIA gli sta addosso per questo suo impegno, questa sua militanza, in lotta anche ideale con Bob Dylan, col quale litiga, salvo poi ritrovarsi nel tempo per un concerto per la festa della fine della guerra nel Vietnam negli anni 70, nel 1975. Un anno dopo però la depressione e l'angoscia lo aggrediscono sempre di più e si suiciderà. Però è anche una figura piuttosto ironica, e questo è un disco del 70 che sembra un disco di Elvis, e sul retro c'è questa frase che recita, ricordando un po' un disco di Elvis Presley, 50 milioni di fan non possono sbagliarsi. Qui semplicemente dice 50 fan di Philox non possono sbagliarsi, per renderci conto di che tipo di personaggio fosse Philox. Grazie ancora per seguire le pillole di Lele, ci ritroviamo al prossimo appuntamento.